quando non si vede nulla, dal profeta Abacuc. Dio ti sta dando il ben servito? Sono forse l'unica a cui Dio non parla? Le lacrime scorrevano sulle sue guance mentre mi parlava e, riferendosi al primo evento dal vivo di Un Miracolo Ogni Giorno che si era tenuto nella settimana precedente, la donna aggiunse: ero in piedi, in mezzo alla folla, e ho potuto vedere di persona come lo Spirito Santo abbia toccato chi era intorno a me, ma mi ha lasciato in disparte. Ti sono familiari pensieri di questo tipo? Abacuc conosceva molto bene questa sensazione. Lui era un profeta e in quanto profeta avrebbe dovuto essere in grado di sentire la voce di Dio. Eppure anche lui sperimentò il silenzio di Dio. Quello stesso silenzio che vorrebbe convincerci che Dio ci sta evitando. Fino a quando griderò, oh Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te, violenza, e tu non salvi. Abacuc 1:2. Parlando onestamente, non importa a quante persone io mi rivolga in diverse circostanze, perché solo poche tra loro sarebbero in grado di rispondermi: io sento chiaramente Dio in questo momento. È vero, scrivendo Un Miracolo Ogni Giorno, ho percepito lo Spirito Santo più forte di quanto non accadeva da tempo. Nota bene, ho detto come non accadeva da tempo. Non mi sveglio al mattino percependo immediatamente la presenza di Dio. No, non lo sento subito, ma credo subito. Non lo sento subito, ma mi fido subito. Dio è più di una sensazione, quindi non aspettare una sensazione per credere in Dio. Il libro di Abacuc inizia con un «non mi ascolti», e questo potrebbe essere proprio il punto della vita in cui ti trovi in questo momento. Sai come finisce il libro di Abacuc? «Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza». Abacuc 3:18. Abacuc non aspetta di sentire qualcosa, lui prende una decisione. E la storia non finisce qui, perché Dio gli dà ciò di cui ha bisogno. Dio, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Abacuc 3:19. Allo stesso modo, Dio darà a te ciò di cui hai bisogno e questo è molto più di una sensazione. Oggi, gioisci nel tuo potente Dio. Dio è più di una sensazione, quindi non aspettare di sentire qualcosa per credere in Dio. Grazie di esistere, Deborah.